Amici, sono Paolo Fiat e oggi vi volevo far vedere questo lavoro che sto facendo in questo video veloce che vedrete sul canale. Sto facendo questo lavoro che si chiama rivoltare la compostiera. La mia compostiera è quella lì che tiene 1 m³ di materiale. Questa è già una prima parte che ho estratto, lì c'è un altro po', e qui dentro, guardate, qui dentro c'è un'altra parte di materiale che devo tirare fuori dalla compostiera. Allora, la mia compostiera, come ho detto, 1 m³. Questa operazione l'ho fatta perché la mia compostiera aveva dell'odore di marciume e quindi avevo messo tanta erba, tante foglie, e quindi ho pensato che se fosse fatto uno strato, diciamo, più umido, dove non permetteva di passare l'acqua e l'aria sullo strato sotto. Infatti lo strato sotto, il primo strato era tanto, vedete, il primo strato, vedete come è fatto, il primo strato è materiale quasi già decomposto che io adesso rigiro e rimetterò sopra sulla compostiera e lo lascerò lì che si maturi ancora un po'. Poi il secondo strato che vedete qui sopra era erba e marciume, e l'altro strato sopra, vedete, sono foglie, come ho messo foglie di cacao o foglie di altre piante che avevo messo qua. All'interno ci sono anche queste qua, che c'è anche questa ramaglia qui che ho lasciato volutamente intera. Perché ho lasciato intera? Perché serviva per dare aria e soprattutto si andava a decomporre molto lentamente, quindi quando si decompone la foglia rimane lo spazio e passa aria, ecco. E quindi va molto bene quella roba lì, ecco. Io sto facendo questo lavoro, mi richiederà un po' di tempo, però una volta che ho estratto tutto quel materiale fuori, vado a rimettere dentro tutto quanto, rimescolando, e magari ci aggiungo un po' di scarti di un'altra compostiera che ho qua, vedete, che è quella lì verde, che ho dentro un po' di scarti di fagioli, quindi la pianta del fagioli, ho un po' di scarti di cucina, e quindi andrò ad aggiungere anche quella e metterò qua, poi lascerò stare, e poi in primavera si potrà andare a estrarre oro nero, ecco. Io vedete qui ho la mia, scusate il video un po' mosso, ma sto facendo una cosa con l'altra mano. Io qui ho estratto già un po' di compost che comunque è tanto zuppo, guardate, è zuppissimo, e questo qui lo posso andare a mettere sull'orto, così se per caso lo interro sull'orto e chi se ne frega. Ecco, ma comunque il mio scopo non era estrarre il compost, ma era semplicemente andare a rivoltare tutto il sistema, quindi a rivoltare il tutto per poter... A rivoltare il tutto per poter far decomporre meglio le cose, ecco. Io adesso vado avanti con questo lavoro, quando ho tirato fuori il tutto rimetterò dentro tutto quanto e, mescolando tutto assieme, rimetterò dentro il tutto, aggiungo un po' di scarti verdi, un po' di scarti di qualcosa del genere e basta, ecco, quello è lo scopo da fare. Attrezzi che io utilizzo: forca vanga, una badile pala, chiamata come volete, un rastrello da una forca da cavalli, che sarebbe forca per foglie. Un rastrello per le foglie se mi dovesse servire, un rastrello normale. Questi sono un po' gli attrezzi che io utilizzo ora per fare questo lavoro. Questa forca qui va molto bene perché va dentro sul materiale molto compatto e quindi riesce ad estrarre bene. Questa qui per il materiale più fine, oppure per il materiale più fine questo, per il materiale intermedio utilizzo quella lì, tipo fogliame, così utilizzo quella che va molto bene, ecco. Niente, io adesso vado avanti con questo lavoro. Ci tenevo ad aggiornarvi, a farvi vedere, perché comunque è molto utile farvi vedere queste cose che magari possono servire anche a voi, possono darvi dei consigli. Io sentivo dell'odore un po' di marciume, e quindi ho detto, perché sotto sulla compostiera si sente odore sottobosco. Io invece sentivo odore di marciume, quindi cosa ho fatto? Ho semplicemente provato a scavare un po' in superficie, vedevo che era tanto umido, che era tanto compatto, e quindi ho detto, la svuoto tutta, la riempio un'altra volta e fatto il lavoro, ecco. Ci metterò 1 o 2 orette con calma, lo faccio, dopodiché chiudo e me la dimentico. Niente, per questo video è tutto, spero di esservi stato utile e vi ho dato qualche piccolissimo consiglio. Io vi saluto e niente, per questo video è tutto, buon lavoro a tutti, buon compostaggio a tutti.